Quattro giorni dal derby in programma sabato prossimo allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese, le due città, Alife e Piedimonte, stanno vivendo con grande entusiasmo ma anche con estrema compostezza la grande sfida che propone la seconda giornata del torneo di eccellenza. Con Adele e Consola siamo andati a sentire gli umori dell'Alife. Che partita sarà secondo lei e come state vivendo questa vigilia? Ma io spero che sia innanzitutto una partita corretta, disputata in un clima sereno, in un clima tranquillo, e credo che anche per il passato noi abbiamo dimostrato sempre la massima correttezza. Cosa temete di più del Treppini? E niente, loro sono complessi quasi in tutti i reparti, forse hanno perso qualcosina con la partenza di Daniele Napoletano, che però stanno sicuramente cercando un'alternativa che probabilmente compenserà questa assenza. Quindi ritengo che la squadra sia completa un po' dappertutto. Un pronostico sulla gara? Vabbè, il derby è sempre una partita particolare, quindi mi sbilancio con una tripla dove sicuramente saranno i momenti chiave a decidere la partita, dove magari un errore, un episodio potranno comunque favorire una squadra o l'altra. Su di giri naturalmente anche la tifoseria alifana, che si prepara al derby con la consapevolezza di una gara difficile ma anche con fiducia e quel pizzico di spavalderia che non guasta mai. Forza Alife, siete una squadra fortissima, sicuramente vincerete contro questo bellissimo derby che andrete a fare. I tifosi che frequentano il suo bar, come stanno vivendo questo derby? Questo è un derby molto sentito ad Alife, viste le circostanze che si sono avute l'anno scorso, quindi quest'anno sarà ancora più sentito. Io mi dichiaro super partes, essendo di Piedimonte ed essendo anche sponsor di Alife, quindi auguro un in bocca al lupo a tutti e che vinca il migliore. La dirigenza del Treppini, dal canto suo sicura del grande potenziale tecnico, appare invece più pagata. Quale sarà secondo lei il rapporto che potrà decidere la gara? Ma niente, penso che la gara sarà decisa sicuramente da chi avrà la maggiore attenzione in campo, chi la preparerà nel modo migliore tatticamente. Noi già stiamo lavorando per far sì che stiamo studiando tutte le possibili contromosse per vincere la gara di sabato, anche se sarà comunque una gara importante, una gara delicata, perché comunque alla fine è sempre derby. Cosa temete della Alife? Ma sicuramente della Alife temiamo il cuore della Alife. Ha più volte dimostrato la Alife che comunque ha un gruppo di ragazzi che giocano per la propria terra, per la propria città, per la propria squadra. Anche noi abbiamo giocatori che lavorano per questo, però si è sempre distinta molto questa voglia di vincere per la Alife. Quindi io penso che potremmo andare in difficoltà in questo senso, però penso che poi alla fine i nostri valori verranno fuori. Un pronostico? 3-0. Più entusiasmo e più colore invece nella tifoseria del Treppini a poche ore dalla partitissima. Che partita sarà secondo lei e come state vivendo la vigilia? Beh, la partita sarà sempre il solito derby sentito, anche se non è diciamo l'attenzione dell'anno scorso, in quanto Alife era capolista e noi stavamo dietro e poi abbiamo scavalcato appunto la formazione dei cugini alifani. Come sempre sarà una partita sentitissima, sulla carta noi siamo insomma più quotati, come sempre diciamo dovremmo vincere, però il calcio lo sa, la palla è rotonda, quindi la nota positiva è che si gioca al Ferrante, aspettiamo tanti amici di Alife, così sarà una bella festa di sport. A proposito, quello striscione dell'anno scorso era molto ma molto simpatico, la storia siamo noi, Piedimonte ed Alife, a me mi è piaciuto. Come si è organizzata la tifoseria? Beh, a noi siamo un po' meno organizzati degli amici di Alife, sinceramente, i ragazzi sono ancora un po' tiepidi, un po' perché veniamo da un anno senza campo e quindi che ci ha segnato, però insomma si stanno riorganizzando un po' le file di tutti i ragazzi qui e penso che ci sarà una bella coreografia. Sarà un bel derby sicuro, da tutto esaurito, speriamo, era tutto esaurito a Capriati, figuriamoci a Piedimonte, aspettiamo anche gli amici di Alife e forza Piedimonte, ma diciamo anche forza Alife, un po' di meno, però chiaramente
noi speriamo di vincere partita e magari campionato finalmente, un campionato rubato. A proposito, aspetto tutti, notte bianco-verde, ritorneremo a presto.